Salve a tutti, bentornati su Crusader Kings 2, il Ducato di Milano. Riprendiamo dal nostro ultimo episodio di ieri. Allora, abbiamo 217... Vabbè, questi li lasciamo, li riportiamo. Il lavoro d'aquilei è finito. Va bene, subito. Anche perché adesso tu vieni richiamato. Ops. Tu rimani lì. Il nostro carissimo amico di Aquileia, adesso gli freghiamo il territorio. Vediamo. Non possiamo dichiarare guerra, perché? Ah, perché non devo essere con la bancarotta. Vabbè, non è un problema. Intanto aspettiamo un secondino. Il giovane Johannes ha finito la sua educazione nella fede. E con... Vabbè, un chierico, va bene. Nessun problema, meglio. Troviamo una via di mezzo per aiutarci con la chiesa. Anche se perdiamo un po' di prestigio, ma chi se ne frega, perché... Niente, 1809. Dichiariamo guerra e prendiamo Aquileia, ma... Perché negativi? Perché sono negativi questi fattori? Allora, perché siamo in positivo... Niente, lasciamo andare. La famiglia prima di tutto. Beh, non è malvagia come cosa. Vediamo, questi non li possiamo attaccare, quindi li lasciamo stare. Allora, tu sei il mio erede. Essendo il mio erede, andiamo. Haughty Brooding Fussy. Bene. Brooding, haughty, fussy. Questo è un problema. Sì, andiamo con questo, dai. Special character introduce heir to the realm. Do it. Così introduciamo il nostro erede alle nuove funzioni. Ah, un attimo solo, qui devo sistemare una cosa. Altrimenti va a finire come ieri. Che dopo non si sente un accidente di quello che dico. Ok, how lovely. Il ragazzino è un disastro. È la prima volta che mi sta dando dei problemi. Allora, diciamo così. Sì, innamorato anche della moglie di un altro barone, andiamo bene. Il ragazzino è un disastro, è stato fuori malissimo. How weak, how adorable. Vabbè, non è stata una presentazione buona, diciamo così, va. Perché non possiamo avere glory? Ah, questo nemico è troppo debole. Porca miseria, ma dai. Anche questo non va bene. Cioè, ma loro cosa pensano? Che io me la devo andare a prendere con della gente grossa? E per quale ragione? Questi invece vogliono, per farlo diventare nostro tributario.
Beh, io adesso aspetto un attimo perché è in una posizione che non conviene attaccarlo. Croazia. Croazia li possiamo attaccare. Vediamo un attimo i patti che hanno. È alleato con il re d'Ungheria. Ha 2440 uomini. 6200. Beh, teoricamente ne abbiamo di più noi. Possiamo far diventare un nostro tributario. La domanda è: ci conviene? Lo vogliamo? No. Noi vogliamo prima il controllo dell'Italia. Introduciamo un nuovo fashion nella corte. Una ragione di vita o di morte? Ah, sì, voglio il consiglio. Allora, loro Ligia è lei, che può chiamare veramente poca gente. Quindi, vediamo un attimo le famiglie, relazioni, parenti, nonni, Stefania d'Este. Allora, dichiariamo guerra. Noi vogliamo fare un bel claim di Piemonte. De jure claim on Piemonte. Non possiamo, è troppo weak. Ma perché? Maledetti. Meeting of the Minds. Dopo che il consiglio ci ha incontrato, perché siamo qui, mio signore? Ah sì, l'avevamo già visto questo. Voglio discutere dei concetti della vita e della morte. Voglio sapere se si può rimanere vivi per sempre. Vediamo, send my trusted Count Alric. Mandiamo un... qual è dei due più alto? Quello marziale. Quindi mandiamo il nostro Count Adolfo a cercare delle risposte. Organizzare dei party di ricerca per trovare qualcuno che mi può spiegare i segreti della vita eterna. Ho paura. Sicuramente si rivelerà un'inchiappettata di qualche tipo. Il Military Advisor... 20.7 per l'anno. Oh, mica male. Conte Larico non è più il cancelliere per Duca Costanzo. Beh, ho fatto bene a non scegliere lui. D'altronde aveva già fatto un buon lavoro. Mettiamo Obizzino il vescovo di Monza. Vediamo una cosa. Allora, con lui sono... mi vede bene, family first. Vediamo un attimo, declare war non possiamo, offer to join war. Dobbiamo avere un valido casus belli. Paying your passage. Non dico che credo a queste storie, ma ho scelto alcune informazioni che promettono bene, mio signore, dice il conte Adolfo. Comunque... potremmo con alcuni rifornimenti, se noi andiamo a fare un viaggio ancora, se voi, noi vogliamo andare oltre in questo viaggio. Infatti vorrei mandare delle parole, vorrei assoldare un ricognitore in alcune delle regioni più distanti, e se vogliamo continuare a seguire queste informazioni di questa missione. Se fa una piccola pausa alla porta e con una postura rigida. Sicuramente ci saranno altre maniere per raggiungere l'eternità, sospira. Quando apri la tua bocca per rispondere, indignatamente ti interrompe. Suppongo che l'attitudine di questa ragione arrivi con il suo lavoro, maestro. Le mie scuse. Il tuo maresciallo esce dalla stanza. E i suoi passi diventano sempre più leggeri e più distanti man mano mentre tu ponderi le tue opzioni. Manderò la parola in tutto il mondo se necessario. Indebitiamoci.
Indebitiamoci. Non possiamo dichiarare guerra a nessuno perché siamo in bancarotta. The Pickering of Fools. Ah, i zoroastriani sono... vabbè. Non importa. Mettiamo Zaccaria di Peschiera al comando del, come nostro fisico di corte. Due bambini possono essere addestrati. Allora, uno sicuramente va a fare indolente e playful. Ragazzo mio, fai questo, che ti devo dire? E tu invece vai a fare martial education. E così diventi un bravo e giusto combattente per la libertà. Speriamo che arrivino delle risposte al più presto. E così almeno sappiamo cosa è successo. Mettiamo un attimo la velocità, 5. Duchy of Brabant. Duchy of Brabant. Accept. Tanto voglio dire, chi è che ha quello? Il nostro imperatore cede sempre. Un mistico appare. Il tuo maresciallo di sembra aver perso le sue parole. Maestro, non sono sicuro di quello che devo pensare. Cerca di trovare le giuste parole per esprimersi. Mio duca, lei è impressionante, questa donna. Non riesco a capirla. Non riesco neanche a capire perché ha camminato da così lontano. La sua faccia è incerta mentre cambia il peso sui propri piedi. Vedo, dici, mentre ti gratti la testa. Adelfo rompe il silenzio. Mio signore, posso ancora mandarla via? Cos'è che dice? Ma vediamo di sentire questa donna. Vediamo cosa vuole. Un incontro intrigante. Questa alta figura ti fa un cenno d'assenso, ma non sorride. I suoi occhi sono scettici e ti misurano mentre sei davanti a lei. I suoi vestiti, possibilmente intesi come modesti, sono oriundi a te, sono a te forensi. Hai problemi a coprire la tua confusione. Infatti la donna guerriera che ti sta davanti a te, davanti alla corte, è legata a te in più di una maniera. Sono Zainab e tu sei Costanzo, dice lei. Se qualcuno si fosse dimenticato di introdurvi, forse avresti dovuto cominciare a parlare per primo, per comunicare la tua posizione. Ma la donna mascolina ti fa essere più che nervoso. Ho sentito che stai cercando di vivere per sempre, dice finalmente. Più una dichiarazione che una domanda. Io posso aiutare. Accetto i tuoi insegnamenti, Zainab. La vita eterna deve essere mia. Vediamo un po' cosa succede. Secondo me succederanno tanti di quei problemi che... un serious concern. Secondotto ti si unisce a te per una... Ah, ok, qui sono... Sì, andiamo, facciamola controllare. Anche se secondo me in realtà lei mi vuole veramente dare una mano. Oh, pensate se riesco a trovare la maniera per rimanere vivo per sempre. Aumentano le caratteristiche di tantissimo. No, voglio sapere la... Questo qui era già un passaggio che avevamo fatto precedentemente.
Adesso di questa qui mi voglio fidare. Sì, andiamo a fare il banchetto. In onore degli, degli antenati, Zainab siede sul pavimento quando entri nella stanza. E sembra che abbia dei pezzi di dosso puliti, smistati davanti a lei. Si muove per... fa un cenno per farti unire a lei. Hai negato il controllo al tuo spirito, dice lei con gli occhi chiusi. Ti muovi un attimo sulla sedia. Non è vero, mormori. I suoi occhi si aprono e cominciano a fissarti, un'occhiata gelida, mentre che ti fa ritrarre la tua ultima dichiarazione. Devi sacrificare, dichiara. Bene, rispondi, pensando che avevi pensando che avresti detto al vescovo Zaccaria di occuparsene. Mentre, come se lei ti stesse leggendo nella mente, Zainab scuote la sua testa. Devi farlo nella tua maniera. Vedi quello che vedo io? Vedi un pattern delle ossa, e sembrano proprio un antilope. Che curioso. Un campo di grano, un campo di cultura, bellissimo. Un uomo cadendo, ma what do you want? Cos'è che vuoi da me? Un antilope. Che curioso. L'ultimatum del mistico. Allora, sì, ok, voglio avere fede, voglio vedere cosa succede, crediamoci. Giovanni ha incominciato ad avere delle lesioni puzzolenti e alta febbre alla smallpox, aia. Speriamo che si riprenda. Simpatia per i pagani ottenuto. Ah, mica male. Dopo aver essere stato trattato bene, ok, va bene. Il nostro fisico riceve i soldi per una ragione, almeno. The Grateful Dead. Zainab ti dà una bellissima daga. L'antilope, tenuta a terra su una piastra di pietra, è sorprendentemente calma. Grazie, dici quietamente all'animale. Esiti per un secondo prima di tagliargli la gola. Il sangue sgorga giù dall'altare e Zainab annuisce solennemente. Il tuo cuore si ha un sussulto alla nozione di aver appena dato piacere a questa persona statuesca, quindi a questa persona rigida come una pietra. I tuoi antenati e madri sarebbero orgogliosi, annuncia Zainab. Grazie Zainab per avermi fatto fare questo. Madonna, aumentiamo il Marshall ancora di uno, andiamo a 18. Oh, siamo a fare la grandissima festa a casa dell'imperatore. E siamo diventati amici, questa è una cosa bellissima. Questo è importante. Questo è importante, questo ci rende molto importanti. No, mi dispiace amico mio, ma Gennarino in realtà verrà Educate Child. Vediamo. Ok. Perché non possiamo farlo diventare un tedesco. È un italiano e deve crescere come un italiano. Tu sei amico mio e ti voglio tanto bene, però... Non esagerare, eh? Non esagerare. Siamo a 19 minuti, abbiamo ancora forse un paio di minuti da poter utilizzare. Certo che vengo a partecipare alla grandiosa festa. Vediamo. Qui possiamo... No, però possiamo richiedere un'invasione. Perché request invasion?
Make Tributary. Voglio vedere una cosa. Questo qua è ancora... è alleato con altri due, anche col Regno di Sicilia. Questi sono alleati perché hanno dei problemi, secondo me. Questo è un problema. Possiamo anche attaccare magari qualcuno qui a nord, Tripolitania. Questi qua sono... no, sempre pisani sono. Francia. Pisa, Francia, Aragona. Magraveid. No, dobbiamo conquistare prima l'Italia. Soprattutto tenere il punto. Perché io ho paura che dopo qua succederà un casino presto o tardi. La Bavaria, ma guarda te. Fammi vedere qui. 6400. Dichiara guerra. De jure claim on Piemonte. No, adesso me la prendo. Mi dispiace. Vediamo un attimo. Patti no, non ho niente. Dovrebbero bastare.